Vorrei aggiungere un ringraziamento per Don Gennaro, che è sempre molto disponibile e in più ci ha ospitati anche per il proseguo della cerimonia dentro la chiesa, che è importante. Ringrazio l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra, alla presenza del vicepresidente provinciale. Ringrazio tutti i presenti, gli amministratori presenti e non presenti per ragioni lavorative, la banda di Casoli, che è sempre molto disponibile, e se ho dimenticato qualcuno vi voglio ringraziare ancora di più. Io voglio dire una cosa estremamente per me importante, ed è questa, che è fondamentale l'ascolto. Oggi aver ascoltato questi ragazzi che nel loro ruolo hanno ripercorso momenti importanti nelle forze armate, di chi ha donato la propria attività e chi continua tuttora a donare la propria attività affinché i nostri diritti possano essere usufruiti. Io immagino le forze armate che abbiamo visto qui anche a caso nel nostro territorio nel momento più brutto del Covid, andare nelle case delle persone a somministrare i vaccini. Queste cose sono importantissime. Noi non dobbiamo dare per scontato tantissime cose, non dobbiamo dare per scontato che i ragazzi delle scuole dell'Argeli Marino, del De Petra, oggi erano qui presenti e hanno fatto delle importanti riflessioni. Non dobbiamo dare per scontato che tante persone nel proprio ruolo donano la loro attività, come dicevo prima, anche la banda, i vari amministratori, le forze dell'ordine. Cioè, dare per scontato le cose uno è un grandissimo errore. Noi possiamo usufruire di diritti che quotidianamente a volte non ci rendiamo neanche conto, proprio perché c'è qualcuno che con la propria attività, con la propria passione, con la propria capacità si mette a servizio. Mettersi a servizio, questo è uno dei valori più importanti in assoluto. Donare la propria attività, il proprio servizio per gli altri. Questo hanno fatto le vittime con il massimo sacrificio, questo hanno fatto chi ha ricevuto dei danni permanenti, questo fanno quotidianamente tantissime persone, e la vostra presenza qui è un segnale di presenza, è un segnale di ascolto, è un segnale di partecipazione, e noi dobbiamo continuare a portare avanti. E vi aggiungo che a breve il Consiglio Comunale daremo la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e vi aggiungo anche che il monumento ai caduti sarà implementato anche con ulteriori vittime civili che non sono presenti nel monumento. Quindi io vi chiedo a ognuno di voi di mettersi nel ruolo di un'altra persona e provare a pensare che cosa significa quel ruolo, che cosa significa adoperarsi per gli altri, che cosa significa dare la propria solidarietà. E soltanto in questo modo potremo continuare a beneficiare dei tanti diritti che spesso diamo per scontati. Grazie a tutti, e adesso vi invito tutti quanti a partecipare alla deposizione delle colonne al momento dei caduti. Faremo un picchetto e ascolteremo la banda. Grazie, e proseguiamo la cerimonia. Oggi a Casoli, come ogni anno, celebriamo questa importante giornata, e la facciamo alla presenza di coloro i quali hanno a cuore le forze armate, che hanno a cuore i valori importanti che ci hanno lasciato chi ci ha preceduto prima di noi, e dovremmo conservare tutti e custodire gelosamente. Proprio come dicevo in chiesa poc'anzi, i diritti che abbiamo, che spesso pensiamo che siano cose acquisite, quindi possiamo lasciar perdere, non prestare attenzione, sono diritti da custodire gelosamente e quotidianamente. Non dobbiamo dare per scontato ciò che altri fanno per noi, non dobbiamo dare per scontato la presenza di tante persone, di tanti uomini in divisa, di tanti che donano la propria attività nel far ricevere ognuno di noi i diritti fondamentali allo studio, i diritti fondamentali al lavoro, i diritti fondamentali alla conoscenza. Ed è proprio per questo che io
voglio ringraziare questa importante partecipazione di tutti quanti voi, di coloro i quali che non hanno potuto partecipare proprio per ragioni lavorative, altre ragioni di salute ed altre ragioni. Io vi ringrazio sinceramente e vi voglio dire queste semplici parole. Viva la Repubblica, viva Casoli! E viva le Forze Armate! Come sta scritto? 1, 2, 3.